Il generale Figliuolo oggi viene a vedere qualcosa che proprio attraverso i fondi a disposizione del commissario è stato sostenuto e finanziato all'ospedale Maier Firenze, ma qualcosa di importante, una TAC di grandissima, di nuova generazione, una serie di infrastrutture diagnostiche e digitali che ci portano all'avanguardia. E quindi noi lo ringraziamo, ringraziamo di cuore perché è la dimostrazione della sua concretezza e per tutti noi quando vediamo le cose fatte rispetto agli impegni che avevamo a tutta la popolazione proposto è il momento più bello e più alto. Io in questo vedo anche questa distinzione dell'Istituto Meyer che sta crescendo e su cui noi abbiamo operato una procedura che lo porta a diventare istituto di ricerca nazionale. Posi in opera l'utilizzo già da qualche giorno di una TAC di ultimissima generazione pediatrica che non ha eguali in Europa per la sua modernità, quindi qualità e precisione delle immagini, rapidità di esecuzione, quindi tempi minori. Mi hanno fatto vedere che in meno di mezzo secondo riesce a far vedere al primario di radiografia, ai suoi tecnici, a chi li deve vedere, l'addome per esempio di un bambino. E questo vuol dire meno radiazioni, quindi minimizzare, grazie all'aiuto di un software che ha intelligenza artificiale, l'impatto negativo che c'è, perché qualsiasi cosa si fa può avere poi un impatto negativo, e anche non sedare più o sedare pochissimo i bambini, perché voi sapete che i bambini sono pazienti mediamente poco collaborativi perché sono bambini. E anche lì, anche l'ambiente come è stato creato, si entra non nell'attacco ma nell'isola dei pirati. Quindi davvero un'attenzione totale al benessere del bambino. Questo, il Meyer in questo è un esempio, quello che ha detto il Presidente Gianni sul prossimo riconoscimento, quale istituto di ricerca, ricovero e cure, sicuramente è già questo nel DNA del Meyer.